Buonasera a tutti e bentornati a Facezie dal Mondo. Questa sera, mercoledì 4 settembre, abbiamo tra le mani una delle più grandi cazzate degli ultimi anni, quindi non si poteva non fare un video. Parliamo della Samara Challenge. Attenzione, perché questa è veramente colossale. Partiamo dall'inizio. The Ring. The Ring è un film del 2002 di grande successo con Naomi Watts. Probabilmente ve lo ricordate. C'era questo video che girava, questa videocassetta all'epoca. Nel filmato si vedeva una ragazzina che usciva da un pozzo e dopo una settimana esatta chi aveva visto il video veniva raggiunto da questa ragazzina che poi ovviamente uccideva tutti i malcapitati. Perché si parla di un film del 2002, di 17 anni fa? Perché adesso c'è la Samara Challenge, appunto, una delle tante idiozie nate sull'internet, che è la più grande fucina di coglionate che si possa immaginare. In cosa consiste questa Samara Challenge? Consiste nel vestirsi come la Samara del film The Ring e andare in giro a terrorizzare la gente quando calano le tenebre. Quindi è in questo momento abbastanza diffuso in alcune zone d'Italia, quando diventa buio, trovare in giro persone vestite da Samara che cercano di spaventare i malcapitati passanti. Pura follia. Sono praticamente vestite come Samara, quindi hanno una parrucca nera con i capelli che coprono gli occhi, una tunica bianca e in aggiunta rispetto al film hanno anche un coltello di plastica, possibilmente per mettere più paura. Nel film Samara non ne aveva bisogno perché aveva poteri soprannaturali, mentre questi quattro cretini, o quattro cretine perché sono quasi tutte ragazze, immagino, non avendo poteri soprannaturali devono aiutarsi con qualche arma, anche se finita di plastica. Questa challenge non c'è bisogno di esprimere giudizi particolari, è di una stupidità talmente grande che fa sembrare intelligentissima la challenge dell'acqua ghiacciata. Vi ricordate quando ci si buttava addosso allegramente secchiate d'acqua ghiacciata? Ecco, quella sembrava una roba da grandi intellettuali in confronto a questa. Ma il vero problema non è neanche in sé la challenge, è quello che gli sta intorno. Perché? Abbiamo detto, in alcune zone d'Italia si è diffuso il fenomeno. In Sardegna i carabinieri hanno anche fermato una di queste Samara. Era una turista tedesca di 25 anni, l'hanno identificata. Adesso, vabbè, probabilmente non ha commesso particolari reati. Le daranno un calcio nel culo e diranno tornate in Germania a mangiare i crauti. Però, in altre zone d'Italia, la cosa sta invece diffondendosi in maniera più ampia e con dei risvolti imprevedibili. Finora possiamo dire che le Samara hanno avuto la peggio, perché la gente non è così tanto contenta di farsi spaventare da queste qui durante la sera e durante la notte, anche perché loro ti spaventano poi scappano. Allora, nel momento in cui iniziano a scappare vengono rincorse, spesso vengono anche menate e si rischia anche il linciaggio. Ma fin qui è tutto normale, è ovvio che provi a rincorrerle, a raggiungerle e a darle anche un sacco di mazzate. Quello che veramente è incredibile è quello che è successo ieri a Manfredonia, in provincia di Foggia. Hanno chiuso per 2 ore la strada che porta al cimitero, dalle 21 alle 23, perché centinaia di persone si sono agglomerate spontaneamente lì in attesa che Samara rientrasse nella sua tomba o eventualmente uscisse dalla sua tomba. Allora, ragazzi, innanzitutto non avete visto bene il film, perché Samara nel film, come detto, usciva da un pozzo, non usciva da una tomba, ok? Quindi, prima cosa, Samara non è il classico zombie che viene fuori dal cimitero. Seconda cosa, la più importante, ma stiamo pensando veramente che nel cimitero di Manfredonia sia sepolta Samara, un personaggio di un film tratto da una sceneggiatura giapponese di un sacco di anni fa, e che ogni notte questa esca, vada in giro a spaventare la gente con un coltello di plastica e poi rientri nella sua tomba? È questo che stiamo pensando, amici di Manfredonia? Ditemi di no, perché sembra proprio così, sembra che vi siate assiepati davanti al cimitero per attendere questo fenomeno straordinario. Ovviamente è possibile che la gran parte delle persone fosse lì per fotografare la mitomane che eventualmente si introduce nel cimitero e fa finta di rimettersi nella tomba. E allora ci può anche stare, perché comunque poi arriva la polizia o i carabinieri, questa viene arrestata e tu stai filmando una cosa interessante in quel momento lì.
però qualcuno ci crede, qualcuno è veramente convinto che i personaggi dei film evidentemente esistano davvero. Se è così, fatemelo sapere però, perché allora io aspetto che arrivi Wonder Woman nell'ultima edizione, quella fatta da Adrian Palicki. Se Adrian Palicki arriva, io di sicuro non scappo via in piena notte, anche perché probabilmente arriva vestita da Wonder Woman e non vestita da Samara. Però, ragazzi, i personaggi dei film sono personaggi dei film, ok? E i personaggi di 17 anni fa sono un po' in ritardo, se anche vogliono essere veri, ormai hanno perso la loro credibilità. Al massimo potevano essere veri nel 2003, dovevate assiepare davanti al cimitero di Manfredonia nel 2003. Va bene, questa è una cazzata veramente clamorosa, la Samara Challenge, vediamo se nei prossimi giorni poi si evolve in qualche maniera. Più stupida di così è difficile che lo diventi, eh. Forse si può spegnere, forse possiamo chiudere questo caso ignominioso di demenzialità umana. Bene, alla prossima, ragazzi.